Ho voluto trascorrere la giornata di Ferragosto portando il mio saluto alle donne e agli uomini impegnati oggi su tutto il territorio nazionale nelle sale operative della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione Penitenziaria, delle Capitanerie di Porto, del Dipartimento della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. E per loro tramite rivolgere un ringraziamento a chi con professionalità e dedizione trascorre questa festività al lavoro per garantire, come ogni giorno, la sicurezza e la protezione dei nostri cittadini. In questa occasione desidero rinnovare a tutto il personale delle amministrazioni, del sistema di sicurezza nazionale, del soccorso pubblico e delle prefetture la mia più profonda gratitudine. Il Ferragosto è da sempre un momento di bilanci per il Viminale, ma ciò che oggi mi preme più di ogni altra cosa sottolineare è che gli importanti risultati raggiunti in questi mesi sono il frutto del vostro impegno e del vostro sacrificio, del vostro quotidiano essere al servizio della comunità. La competenza e il coraggio che dimostrate in ogni occasione sono motivo di orgoglio per l'intero Paese. Quindi buon Ferragosto a tutti.